Grande Bene, allora ragazzi, Giorgio. per gli amici di YouTube, questa è una live di Twitch integrale rimessa, ricaricata su YouTube, quindi vi diciamo che i contenuti riportati nel video potrebbero non essere adatti a persone estremamente sensibili a causa degli argomenti trattati. Consigliamo pertanto la visione di un pubblico adulto. Ricordiamo inoltre che non sussiste alcuna intenzione da parte nostra di sostituirci esperti del settore. Non siamo giornalisti d'inchiesta, criminologi, giudici o avvocati. Questi contenuti sono realizzati puramente a scopo di intrattenimento e di confronto, con la volontà di fornire informazioni il più possibile corrette e veritiere. Vi invitiamo dunque ad essere obiettivi, ma soprattutto gentili e umani nei commenti sotto il video. Lasciate like, mi raccomando, e tutto il resto. Che succede? No, sto guardando cos'è questa nuova funzione di Twitch. Non so, non ho idea. Bene ragazzi, allora, domanda di rito. Arrivo, aspetta. Stasera parleremo dello scandalo legato a Harvey Weinstein, che ho passato tutto pomeriggio a dirlo, Weinstein. Allora, secondo me, sicuramente avrà origini, immagino, tedesche, forse, cioè mi sembra un cognome comunque, io non so perché, io di mio l'ho sempre detto Weinstein, ma perché anch'io in tedesco Weinstein. Si legge così, poi, invece, in America Weinstein. È Weinstein, quindi... E io lo dico come lo pronunciano gli americani, non so se poi Weinstein sarebbe in realtà la pronuncia corretta forse dell'origine del cognome, però lui è americano, viene in America, lo scandalo è successo in America, lo chiameremo Weinstein, ok? L'ho sentito detto da tutti, giornalisti, presentatori, conduttori televisivi, eccetera, quindi Weinstein sarà per noi. Ma so che appunto tanti hanno sbagliato a pronunciarlo, quindi l'ho sentito pronunciato in tutti i modi negli anni scorsi, quindi non credo che sbaglieremo più di tanto. Nato nel quartiere Flushing, ebraica del Queens di New York. Ah, vedi, non lo so. Una famiglia ebraica, da Max, un tagliatore di diamanti di origine tedesca, vedi. E Miriam Postel, di origine polacca. Vedi, allora, un tagliatore di diamanti. Nel cognome... c'è, vedi, c'è l'origine tedesca, cioè è tedesco scritto così ovviamente, quindi non ho approfondito in realtà, ecco, la sua storia passata, ecco, ho incominciato ad approfondire da quando poi col fratello ha fondato la sua casa di produzione cinematografica. Comunque, ragazzi, scandalo di Harvey Weinstein, quindi proprio conosciuto come il caso Harvey Weinstein, perché racchiude non solo lo scandalo legato ad abusi e molestie e stupri, violenze sessuali nell'ambito cinematografico di Hollywood, ma anche poi tutto il successivo movimento che si è sviluppato del Me Too e delle manifestazioni in piazza delle donne, in generale delle persone che hanno subito molestie e violenze sessuali, non solo in America, ma soprattutto in Europa e in Asia, comunque più o meno in tutto il mondo. Okay. Ogni paese con la sua declinazione ed ogni paese anche con un personaggio di riferimento, ok? Ok. Che hanno ha preso spunto poi da appunto caso. Da sì, esatto, da questo caso. Quindi lui poi appunto la sua faccia, riconoscerete, l'avrete visto comunque, è diventato un po' il simbolo, no, di queste rivolte, di questa manifestazione, di questi scandali e proprio di questa lotta proprio contro le violenze sessuali. Simbolo, è proprio una luce puntata. Simbolo negativo lui. Sì, sì, proprio una luce puntata su questo vaso di Pandora che si è scoperchiato. Ovviamente qua è partito da Hollywood, che immaginatevi, lì non si può. No, ci saranno scandali su scandali, segreti su segreti, come quello attuale, di cui parleremo in futuro. E poi diciamo si scopre che poi sono un po' tutte delle catene, no? Sì, appena parte che, qualcosa. Sì, che magari è un po' un sistema piramidale, no? La cima della punta, c'è questa persona, come in questo caso Harvey Weinstein, e poi però ovviamente un sistema corrotto di altre persone che hanno permesso che poi queste cose siano avvenute e avvengano tuttora. Sì. Spero non così frequentemente, però non è difficile immaginarlo. Quindi ragazzi, non vi ho fatto domanda di rito perché mi sono iniziata a perdere già nell'intro. Chi conosce questo caso, allora, secondo me è comunque un caso di cronaca. L'avete già sentito, secondo me, anche se non immaginate esatto. Il volto di questa persona, sicuramente l'avete sentito. Caso di cronaca internazionale, americana, è poi diventato un caso internazionale.
Secondo me, oltretutto risale, comunque le prime accuse risalgono al 2017, è poi una cosa che si è protratta fino al 2000, 2020, eccetera, e anche oggi ci sono degli aggiornamenti, ma più che altro sul suo caso di salute, no, anche un aggiornamento giudiziario che vi dirò, ma probabilmente lo avrete sentito perché altri giornali si parlava di Weinstein, Weinstein, io lo Weinstein, sì. dico Weinstein, sulle riviste si parla di Weinstein, sui quotidiani, sui social, soprattutto perché appunto questa storia ha creato un movimento che in realtà è partito dai social e poi è finito nelle manifestazioni in strada. Oltretutto io l'ho portato, non ho portato Weinstein, ma ho portato il movimento Me Too nella tesi. Ho detto, ecco, non mi è Ah, sì. venuto in mente adesso, potrei leggervi Tra qualcosa. l'altro. Tra l'altro ce l'ho qua, aspetta che la vado a prendere. Ma va. Cioè, non so se... Bello, Fede. Non so, magari è troppo Ma l'hai lungo. portata a Milano? Ma va, la tesi di Silvia. Io sono anche un fan, una fan del creme, quindi forse non conta. Ma no, no. Conta tutto, conta. Grande Silvia. Eh sì, ma mi sa che non ce l'ha qua. Non è qua. Peccato. Ma Mi sarebbe stato spiace. figo, cavolo. Bella, non ci ho pensato. Però la prossima volta potrei leggere in Sì. caso prima della prossima crime. Ho fatto proprio non un capitolo intero, però una parte dedicata al Me Too perché io ho fatto la tesi sulla quarta ondata di femminismo con collegamento ai social media, cioè come la quarta ondata di femminismo, che è quella in cui noi siamo coinvolti, siamo inclusi. Sia condizionata dai social media sia gli effetti che ha avuto sui social media, insomma, perché ho fatto scienza della comunicazione, ho portato questo ed effettivamente non ci avevo assolutamente pensato. Mi spiace, magari ve lo leggerò perché non so Vabbè, neanche se ce l'ho quello. sul computer. Vabbè, T.C. Weinstein, ero Alice. convinta di averla qua. Comunque, allora iniziamo. Quindi, alcuni avete studiato, l'hanno Alcuni lo sanno, alcuni l'hanno alcuni lo sentita. conoscono, altri no. E quindi niente, cominciamo. Allora, Harvey Weinstein, come stava dicendo qualcuno che ci ha scritto in chat, è nato a New York il 19 marzo 1952. Quello che ci interessa, diciamo, della sua vita è che lui è diventato produttore cinematografico Di film, tra l'altro, statunitense. famosissimi. Insieme al fratello Bob Weinstein, lui ha fondato la Miramax Films. Famosissima Per Miramax. dirvi, per citarvi qualche film famosissimi, tra cui anche alcuni vincitori Avete di sentito Oscar. sicuramente Miramax, Sì, ragazzi. quello sì, assolutamente. Secondo me, più negli anni 92.000 Sì, era molto però è famosa, famosissima. però è famosissima. Ha prodotto film, io non li sapevo neanche, pensate, ha prodotto film come Shakespeare in Love con protagonista Gwyneth Paltrow, che poi oggi ho sentito da Alice l'ora del tè, il perché Gwyneth Paltrow si è allontanata dalla recitazione proprio per lui, per colpa sua, per quando ha recitato in Shakespeare in Love e conseguenze varie. Kill Bill, tutti gli Scary Movie, Bastardi senza gloria, Pulp Fiction, Il discorso del re non è un paese per vecchi, la trilogia del Signore degli Anelli e Ragazzi, tanti altri. Io vi ho raggruppati più, secondo me, più famosi e lui è conosciuti. produttore, ragazzi, e non vuol dire, cioè, quello che ha messo i Sì, soldi. produttore è quello che mette i soldi, Non è dai che è soldi regista, no, per... perché è diverso, No, non è ma va, regista, assolutamente, è il no, produttore produttore cinematografico è cinematografico. colui che dà È una l'azienda cifra, che l'azienda che aiuta. produce, che dà i soldi per tutto, Sì, paga fondamentalmente. tutto Paga e gli tutto. attori. Quindi ovviamente Decide anche anche i chi, ruoli. diciamo Se che visto che è se sua. quando andate a vedere, sì, beh, ovviamente loro prendono delle decisioni comunque molto, molto importanti riguardo al Chi mette i film. soldi, ovviamente. Ciao Ali. E soprattutto se voi andate a rivedere delle consegne di Oscar o comunque in cerimonie di consegne di premiazioni varie, di premi vari, tanti, vedrete tantissimi attori e attrici che nei loro ringraziamenti hanno nominato Harvey Weinstein, ma perché proprio lui doveva essere nominato, cioè lui voleva questa cosa. Da proprio Quindi in prassi. realtà al di là poi del caso, dello scandalo delle violenze sessuali, degli stupri, diciamo che in generale molti testimoni hanno proprio testimoniato che lavorare con lui non era assolutamente facile, aveva un carattere molto arrogante, presuntuoso, insomma, ragazzi, non era molto una bella persona, ok? Allora, il caso Harvey Weinstein, come vi dicevo, proprio chiamato così, conosciuto così, è la rivelazione pubblica di molestie e aggressioni sessuali commesse proprio da Weinstein
Produttore cinematografico. Scusate, non vi ho letto le fonti saranno Avvenire, Fanpage, Sole 24 Ore e Wikipedia. È vivo, vivo Fede. È vivo, Ma ancora sì, è mezzo, mezzo. mezzo vivo, mezzo morto praticamente. Nell'ottobre 2017 il New York Times e il New Yorker riportano l'accusa di molestie sessuali, aggressioni sessuali e violenza sessuale di una dozzina di donne a Harvey Weinstein. In seguito a queste accuse, molte altre personalità femminili dell'industria cinematografica accusano Weinstein di fatti simili, quindi come sempre un po' una reazione a catena. Poco dopo la mediatizzazione delle prime accuse, Weinstein viene licenziato dalla sua compagnia. Cioè, lo licenziano, la Weinstein Company, ed espulso dall'Academy of Motion Pictures Art and Sciences, che credo sia come dire l'albo forse dei. Ma l'Academy Motion penso sia non c'entra niente con l'Oscar, l'Academy No, espulso non è l'Academy dall'Academy. Ah. dell'Oscar, penso che sia come Scusate, dire. sono ignorante Ma su no, questo. credo che sia come dire il settore, cioè sai quando tu hai Sì, l'albo il dei cartellino dei lavori. giornalisti, Sì, hai il sì. cartellino e qua hai il cartellino comunque del settore del cinema e delle scienze del cinema, insomma delle arti, ed altre associazioni professionali di cui faceva parte. Dalle indagini giudiziarie, dalle denunce sono state avviate da sei donne a Los Angeles, New York e anche Londra. A febbraio del 2003, quindi al febbraio del 2003, un anno e mezzo fa, è stato condannato complessivamente a 39 anni di reclusione, ma ora vedremo divisi e suddivisi in che modo, perché è stato condannato per ben 2 volte in 2 stati diversi. Le prime accuse, e qua appunto come dicevo non entro nel dettaglio di nomi, eccetera, sono state mosse in realtà già nel 2015. Delle donne hanno cercato di denunciarlo, un'investigazione di polizia ha cercato anche di incastrarlo, ma in un modo o nell'altro, per il potere, l'influenza che aveva quest'uomo, La sono scampava. state insabbiate, quindi non sono andate a buon fine. Invece, nel 2017, il 2017 è l'anno della rivelazione, perché, come vi dicevo, il New York Times e il New Yorker riporta. Anzi, nella fattispecie, nelle giornaliste Jodi Kantor e Meghan Toy, riporta appunto questi comportamenti sessualmente abusivi da parte di Weinstein, precisamente il 5 ottobre 2017. Le testimonianze accusano Weinstein di molestie sessuali durate 3 decenni e indicano anche che appunto concluso per non essere denunciato e per non avere dei risvolti appunto penali, ha concluso 8 accordi finanziari con 8 donne che lavoravano nella Miramax e nella Weinstein Company. Perché lui non molestava solo le attrici, ha molestato più e più donne, anche assistenti e lavoratrici delle sue compagnie. A seguito dell'articolo, come dicevo, il 9 ottobre 2017 Weinstein viene licenziato dalla propria compagnia. E quindi da qui, ragazzi, parte tutta una catena. Ovviamente voi immaginatevi, pubblicano questo articolo comunque sul New York Times, E e fa quindi scalpore. ovviamente è un articolo, una notizia che verrà ripresa dalle più importanti testate mondiali, internazionali, ovviamente anche interne all'America, da tutti i programmi televisivi, e insomma si inizia a parlare di questo scandalo Harvey Weinstein. Inoltre, secondo dei giornalisti che hanno poi portato avanti l'inchiesta, 16 assistenti responsabili in relazione professionale con Weinstein dicono di essere stati testimoni o essere stati informati delle avances sessuali non consenzienti di Weinstein a delle donne. Come vi dicevo, lui era talmente potente, influente sotto tanti aspetti, non solo economici, ma proprio perché lui aveva questo ruolo così fondamentale di punta nell'industria cinematografica, talmente potente appunto, come dicevi tu, da poter prendere delle decisioni, da poter decidere anche magari delle sorti della carriera di un'attrice e di un attore, Certo. perché poi ti tagliano le gambe e sei finito. Lui è riuscito a perpetrare questo suo sistema di avance, di molestie per appunto 3 decenni, cioè parliamo di 30 anni, ragazzi, capite? È qua, cioè una vita intera. Mi pare di sì che c'entrasse, Sì, no? c'entra anche Sere, Sargento. ciao, Sere. Soprattutto lui utilizzava anche molto, molto interessante, in modo negativo ovviamente, ma molto interessante. Lui utilizzava questo modus operandi, che ripeteva con tutte le sue vittime. Praticamente lui, non so,
voleva lavorare con questa attrice, voleva scritturarla per un film, la chiamava a colloquio, prendeva un appuntamento, però non è che dici prendiamo appuntamento, non so, andiamo a berci un caffè, facciamo un pranzo di lavoro, una colazione, quello che è. No, lui di solito le invitava magari in casa, nella camera d'hotel, c'è sempre comunque situazioni molto ambigue, perché sono già luoghi comunque abbastanza intimi, no, per una Sì. persona. Ciao E poi, Nico. oltre che invitarle magari già in queste situazioni un po' di disagio, lui si presentava sempre con una salvietta che copriva solo le parti intime, fondamentalmente, come se fosse appena uscito dalla doccia. Sì. E utilizzava sempre questo modus operandi, quindi lui arrivava e diceva, ah, allora no, ma accomodati, no, iniziava quindi con la sua operazione, no, Sì. di questo corteggiamento, sa? Quindi accomodati di qua di là e poi magari io faceva tipo cadere la salvietta o comunque poi proprio passava all'atto pratico e obbligava le persone a magari del sesso orale o comunque le palpeggiava. Per dei ruoli, per Sì, dei. attuava queste molestie e a volte proprio davanti a rifiuti ha reagito anche in maniera veramente molto aggressiva. Quindi tante sono riuscite a scappare, tante Aiuto. altre invece no. E quindi, come dicevo, il 2017 poi iniziano le indagini di Los Angeles, New York, perché New York era la sede della sua compagnia. Los Angeles e anche a Londra c'è stata un'inchiesta. Pensate che il 30 ottobre del 2017 93 donne si dichiarano vittime di Harvey Weinstein e 14 testimoniano di essere state stuprate. 93 ragazzi, e immaginiamo che ce ne siano tantissime altre forse che non hanno mai Che avuto il non coraggio di farsi avanti. O magari alcune che non avendo prove non sono state credute, insomma io presumo che ce ne siano molte di più. Quindi queste donne hanno pubblicamente annunciato di aver subito stupri, aggressioni sessuali e molestie. Come vi dicevo, secondo le loro testimonianze, li invitava le giovani attrici in un hotel o in ufficio sotto il pretesto di discutere della loro carriera, esigendo poi un rapporto sessuale o un massaggio dopo che massaggio. lui si presentava con questo asciugamano. Dei colleghi e dei collaboratori di Weinstein hanno indicato ai giornalisti che queste pratiche erano rese possibili dal personale, i soci e gli agenti che organizzavano questi appuntamenti e anche avvocati e pubblicisti che cancellavano le denunce con l'aiuto di minacce e accordi finanziari, come vi dicevo all'inizio, che è un po' un sistema piramidale, Sì. no? Cioè, da solo questa persona non ci avrebbe fatto insabbiare 30 anni di molestie, ok? Di modus operandi in Certo. questo modo. Certo. Nel maggio 2019 viene trovato un accordo che va a chiudere i procedimenti civili, ma non quelli penali. Weinstein verserà 30 milioni di dollari ad accusatrice e creditore della Weinstein Company, più altri 14 al suo gruppo di legali. Comincia poi il processo. E come vi dicevo, sono stati eseguiti due processi, uno a New York e uno a Los Certo. Angeles. Il processo di New York vedrà Harvey Weinstein condannato a 23 anni di reclusione, mentre la condanna di Los Angeles è a 16 anni dietro le sbarre. Ma attenzione, perché la Corte Suprema dello Stato di New York recentemente ha annullato la sentenza di New York per vizio di forma, ovvero ci sono stati degli errori cruciali nel processo che si è svolto nel Guarda caso. 2020. Sì, la Corte Suprema dello Stato di New York ha annullato la condanna di Harvey Weinstein per reati sessuali. Il produttore cinematografico statunitense, che è stato appunto accusato per stupro e violenza sessuale, condannato a 23 anni di carcere, per lo stato di New York, tra virgolette, risulta innocente perché le è stato annullato il processo. Ok. Per quale motivo? Perché si è consentito in questo processo ai pubblici ministeri di chiamare come testimoni donne che affermavano che Weinstein le avesse aggredite, ma le cui accuse non facevano parte dell'impianto istruttorio nei confronti del produttore. Cioè, non erano delle testimoni chiamate, ok, inserite
nell'impianto istruttorio, erano delle altre donne che sono state chiamate comunque alla sbarra e fatte testimoniare. Questo sicuramente, lo dicono, ha condizionato il processo. Accadde infatti che Lauren Young e altre due donne riferirono in aula sui loro incontri con Weinstein ai sensi di una legge statale che consente la testimonianza di precedenti comportamenti malevoli per dimostrare un modello di comportamento, un meccanismo, proprio un sistema, come in questo caso. Ma la Corte d'Appello ha affermato che l'accusato ha il diritto di essere ritenuto responsabile solo per il crimine contestato, non per i suoi comportamenti precedenti. Quindi, ragazzi, il castello è crollato e praticamente il processo di New York è stato dichiarato nullo, completamente. Ma lui sta scontando a New York, non si sa se lo trasferiranno, perché lui dopo questa condanna è rimasto a New York, precisamente nella prigione di Rikers Island, in attesa adesso di una decisione della magistratura se processarlo una nuova volta a New York oppure trasferirlo in California, a Los Angeles, dove lo attende quest'altra condanna di 16 anni in carcere. Capite? Oltretutto poi anche una situazione in cui lui non sta affatto bene di salute, perché praticamente ha una leucemia mieloide cronica, una rara forma di cancro del midollo osseo. Ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore d'urgenza. Oltretutto ho visto io delle immagini, comunque come è apparso nelle ultime udienze in tribunale, era pallido, era veramente, si vedeva proprio dimagrito, fragile, debole. E oltretutto la diagnosi di leucemia si aggiunge a una lunga lista di problemi di salute per Weinstein, come una polmonite doppia che ha avuto, il Covid che ha fatto, diabete, ipertensione, stenosi spinale non ho approfondito, non so, insomma è ridotto male, ok? Ha 72 anni mi pare adesso. È ridotto molto male, questo ovviamente non toglie che quello che ha fatto, certo, l'ha fatto e che sia stato condannato, però insomma secondo me questa sua condizione fisica e di salute condizionerà la decisione. Probabilmente non rifaranno un nuovo processo a New York, non credo che lo riprocesseranno, ma secondo me sarà più probabile lo trasferiranno a Los Angeles per l'altra sua condanna di 16 anni. Come vi dicevo, tutto questo scandalo e questi processi hanno avuto come conseguenze la nascita del movimento Me Too, che in realtà è nato grazie all'attrice Alissa Milano, la nostra Phoebe di Streghe, Alissa Milano, no? Che su Twitter, quando è scoppiato questo scandalo, ha twittato dicendo a tutte le donne di alzare la voce riguardo a questo tema delle violenze sessuali, delle molestie, con l'hashtag MeToo, e quindi le sono arrivati tipo 65.000 tweet di risposte, e da lì è proprio scoppiato il movimento MeToo, che come vi dicevo poi si è tradotto anche in vere e proprie manifestazioni, un movimento cappeggiato anche da alcune star molto importanti di Hollywood, come Gwyneth Paltrow, come vi dicevo. Questo movimento è arrivato anche in Europa, è arrivato anche da noi anche grazie alla testimonianza di Asia Argento, che ha testimoniato di essere stata anche lei vittima di molestie sessuali da parte di Harvey Weinstein quando erano, se ho capito bene, nel sud della Francia a girare un film. Oltretutto comunque questo può interessarvi come no, ma Weinstein si è sposato due volte e ha ben 5 figli. La seconda moglie, Georgina Chapman, ha annunciato il divorzio dopo le accuse di molestie. Perfetto. Quindi questo è tutto un po' il quadro. Va bene. Allora, ragazzi, iniziamo. Grazie, Ande. Ci siete, ragazzi? Ci siete? Possiamo iniziare? Andiamo? Sì, penso che sia stato uno dei scandali peggiori di Hollywood. Sì, è stato uno delle robe che ne hanno parlato tutti, sì. Cioè, è stato veramente una roba grossissima. Sì, sì. Grande Atlas, ci siamo. Sei arrivato in tempo. Perfetto, siamo carichi. Sì, no, Sakura, certo. Sì, esatto, è un po' iniziato proprio un movimento di presa di posizione, consapevolezza, non solo delle donne, in generale delle persone vittime di violenza, soprattutto in questo settore. Vada. Ah, il documentario del 2022, mi pare. Uno degli uomini più potenti di Hollywood è riuscito a nascondere i suoi reati a sfondo sessuale.
ma il coraggio delle vittime ha dato vita al movimento Me Too. È questo il vero volto della giustizia. 23 anni. Il numero dei suoi presunti crimini è sbalorditivo. Oltre 80 donne lo hanno accusato di abusi sessuali. È uscito dalla stanza completamente nudo. Mi avrebbe stuprata. Mi ha preso la mano e l'ha messa sul suo pene. La scioccante verità su come sia riuscito a farla franca a lungo. Era un segreto pubblico. Avevo paura. Tutti lo sapevano. Segreto pubblico è proprio la definizione perfetta. Le registrazioni audio di una delle vittime che decide di ribellarsi. Sono Harvey. Ti prego, chiamami. Un'intervista esclusiva con l'agente segreto che Weinstein paga per insabbiare la verità. No, è lui? Mi vergogno per ciò che ho fatto. Qualche commento, Harvey? Questa è la storia che Harvey Weinstein sperava che nessuno raccontasse. Meno male che è venuto fuori tutto. Il mostro di Hollywood. 11 marzo 2020. Harvey Weinstein viene condannato a 23 anni di prigione per stupro e abusi sessuali. Fuori dal tribunale, la giornalista Pilar Melendez commenta la sconfitta del magnate del cinema. 23 anni sono una condanna a morte per Harvey Weinstein. Sì. Da 23 anni ne avrà 91 e non credo che vivrà così a lungo. Dopo la sentenza, Harvey Weinstein era completamente sotto shock. Perché aveva capito che era finita, che non avrebbe mai più rivisto la sua famiglia, che non sarebbe stato mai più libero. Per più di 30 anni, Harvey Weinstein è uno dei produttori più potenti. Mamma mia. Comunque puoi guardarlo dopo che sai queste cose. Potere per commettere dei crimini sessuali. Mi chiamo Catherine Kendall e sono attrice e fotografa. Catherine Kendall è nota per il ruolo da protagonista nel film anni 90 Swingers. Incontra Weinstein nel 1993, quando è una giovane aspirante attrice. La invita nel suo appartamento in centro per parlare di alcuni progetti. Sempre appartamento 93 questo? Ricordo di aver pensato che fosse un uomo in gamba e che aveva un modo di fare molto convincente. Dopo aver parlato per un bel po', è andato in bagno e quando è uscito indossava un accappatoio. Lo teneva aperto, è stato scioccante. E ma cosa ti dà il mi diritto, ha chiesto di fargli un massaggio. Io dovevo trovare un modo di dire di no a un uomo tanto potente. E poi lui si è diretto in camera da letto. Ho pensato che volesse rivestirsi, ma invece è ritornato dalla sua stanza nudo. Completamente nudo. È venuto dritto verso di me, con l'aria di avere uno scopo preciso. No, non credo. Di aver pensato, che cosa sta succedendo? Ora intende stuprarmi? Mi ero completamente irrigidita, non riuscivo quasi più a muovermi. Ed ero nel panico, avevo paura, ma non l'avrei assecondato, non l'avrei fatto. Avrei in ogni caso reagito. E lo avrei fatto anche se non avessi più lavorato. Ma non avrei accettato di fare quello che quell'uomo voleva. Non l'avrei fatto. Sentivo l'adrenalina crescere e ho iniziato a dirgli: non posso credere che vuoi farmi questo, è così assurdo. Ho cercato di andarmene, ma continuava a sbarrarmi la strada ad ogni passo che facevo. Mi impediva di passare, mi bloccava. E ho avuto l'impressione che fosse come fai lì? Un gioco per lui. A un certo punto ha detto: ah, apri la camicetta ora. Fammi vedere le tue tette. No, vabbè, ma Catherine riesce a eludere Madonna. L'approccio aggressivo di Weinstein. Ma per lo status e il potere che lui detiene, non ammetto niente. Cinema in cui lei ambisce a far carriera, per paura decide di non denunciarlo alla polizia. Io ero pietrificata. Avevo paura di Harvey. C'era qualcosa in lui che mi faceva pensare che i suoi tentacoli mi avrebbero raggiunta ovunque e di dover
tenere la bocca chiusa. Eh sì, Giorgia, sì, anche secondo me c'è una malattia, certo, comunque sì, una patologia. E 90, con la casa di produzione Miramax, fondata e gestita col fratello Bob. Lui era un magnate del cinema, nel vero senso della parola. Le pellicole a cui ha dato vita sono state pluripremiate con il premio Oscar. I suoi film si aggiudicano ben 81 statuette degli Oscar. Anche Gino Ribel. Ma va. Così tanto successo a Hollywood, grazie alla sua sete di potere e controllo. Weinstein si sposa 2 volte, ha 4 figlie e 1 figlio, ma allo stesso tempo conduce una vita criminale. Mamma. Catherine Kendall non è l'unica attrice che lui aggredisce negli anni 90. E non è la sola che rimane in silenzio. Sono Rosanna Arquette. E sono madre, attivista, attrice, produttrice e regista. Rosanna Arquette diventa famosa per il suo ruolo accanto a Madonna nel film Cercasi Susan disperatamente. All'inizio degli anni 90 incontra Weinstein al Beverly Hills Hotel di Los Angeles. Sempre negli hotel comunque. Sì, sì. Negli appartamenti. Un giorno dovevo incontrarlo per pranzare insieme e quando sono arrivata in hotel mi è stato detto che Weinstein mi aspettava di sopra. Ho preso l'ascensore, lui ha aperto la porta. Tutti lo sapevano comunque che andava lì nella tana. E ha detto: Rosanna, ho il collo bloccato, non riesco a muoverlo. E io ti posso consigliare un bravo massaggiatore. Ha detto: no, no, Rosanna. E mi ha preso la mano e l'ha messa sul suo... sul pene. Ho il collo bloccato e ha messo la mano sul pene. Rosanna, stai commettendo un grosso errore. Quando sono tornata nella hall dell'hotel ho capito che quello avrebbe inciso sulla mia carriera, era chiaro. Così è stato. Manon, secondo me perché, sai, sono magari quegli hotel... ma sanno cui, tutti comunque. No, perché dici, come fanno a accettare una potente hotel? Ma sono quelle persone, sai, che hanno delle suite, che a volte magari ci stanno anche per mesi, ci lavorano. No, ma raga, siamo a dei livelli in cui un produttore come lui, che è uno dei più forti nell'industria, ti chiama, anche se in hotel tu non ci pensi neanche. Cioè, secondo me tu non è la prima cosa a cui pensi del fatto con lui, con una persona di... Se te lo dico io, dici, che cazzo mi invita a fare? Io ho fatto... Cioè, se lo dico io, Silvia, che per una camera di hotel normale... un appuntamento in hotel. Con della gente di un'azienda e... cioè sì. Spesso succede che magari hanno veramente le stanze o comunque stanno lavorando suite, lì che magari tu vai a pensare, beh, un produttore magari sempre in giro per lavoro e tutto, sarà nella sua suite, ci sono nelle suite, c'è la scrivania, gli uffici, le cose, cioè non sì, per sì, forza non è l'albergo uno normale. Non per cioè, forza non è la stanza normale, però sai cosa, le suite hanno la tutte. Stanza è una salotto, è una casa, ragazzi, quindi voglio dire, non sei obbligato a far entrare magari una persona nella tua stanza in una sfera così intima, a presentarti nel accappatoio, cioè non va a pensare questo, no? Infatti certo che col senno di poi pensi, però in hotel, però secondo me in quell'ottica Forse non ti fai così tante domande, no? No, non ce le fai. C'è un netto declino dopo il rifiuto delle... Grande! Bocca al lupo! Anginix. Non sono rivolte solo ad attrici professioniste. Il mio nome è Rowena Chu, ex assistente di Weinstein e sostenitrice del movimento Me Too. Era, Nel 1998 assistente. Rowena ha solo 24 anni e si è appena laureata al college quando inizia a lavorare per Weinstein come assistente. Ero emozionata all'idea di collaborare con un uomo con tanta autorità e potere. Pensavo, farò carriera nell'industria cinematografica in cui ho sempre sognato di lavorare. Nel settembre del 90, ciao Marika. Rowena accompagna Weinstein al Festival del Cinema di Venezia, dove viene presentato il film Il Giocatore, Randers. Quando sono andata a Venezia, sapevo di essere alle prime armi, che avrebbero potuto licenziarmi in un attimo e che avrei... Però non è licenziata. Le due donne tornano a Londra decise a porre Weinstein di fronte alle proprie responsabilità. Il loro obiettivo è detronizzarlo dalla Miramax. Temendo che i suoi crimini vengano alla luce, Weinstein lascia a Zelda un convulso messaggio vocale. Ciao Zelda, sono Harvey. Ho urgente bisogno di parlarti, sto arrivando a Londra. Voglio vedere te e Rowena stasera in un bar o dove volete voi per risolvere la questione, per farvi stare tranquille, per trovare una soluzione. Certo, un accordo. Sono stato più leale di me nei vostri confronti, quindi adesso a me serve il vostro aiuto per mettere le cose a posto.
Ti prego, chiamami. Zelda, ti supplico. Zelda e Rowena lo ignorano e assumono un avvocato. Io. Che brave, coraggio. Eravamo le uniche persone nel 98 a credere alla mia storia. Per intimidirle, Weinstein passa al contrattacco assumendo il tutto è uscito 20 anni dopo. Ci sentivamo come se avessimo contro il mondo intero, come se un imponente sistema organizzato fosse determinato a farci tacere. Negli uffici di Weinstein si susseguono gli incontri con gli avvocati. Eravamo nel loro territorio. Non c'era permesso entrare negli uffici durante il giorno, tra le 9 e le 5 del pomeriggio, perché temevano che gli altri ci vedessero. Ci scortavano per andare in bagno. Se dovevamo fare pipì, ci accompagnavano. Non c'era permesso avere carta e penna. Stavamo negoziando il documento legale forse più complesso della nostra vita e non potevamo appuntare nulla. Non avevamo accesso al telefono. Non ci veniva dato cibo. A volte dovevamo rimanere in ufficio. Sequestro di persona. Alle 5 del mattino dopo e non ci veniva data la colazione. Non mangiavamo fino a pranzo e se avevamo fame ci mandavano un panino. Rowena e Zelda vengono messe con le spalle al muro e l'unica scelta che hanno è quella di firmare un accordo di non divulgazione in cambio di denaro. Questa è una tattica che Weinstein userà spesso per far tacere le sue vittime. Il suo era un modus operandi ossessivo che ha funzionato molte volte, che ripugna, ma che ha dato frutti per 40 anni. Quando abbiamo firmato quell'accordo è calato un velo. Non potevamo parlarne con i nostri amici né con la famiglia. Dovevamo far finta che nulla fosse accaduto. I nostri avvocati ci hanno detto molto chiaramente: dovete considerarlo come un momento buio della vostra vita. L'accordo non permette a Rowena di avvalersi di un sostegno psichiatrico. Neanche. Cioè, perché non può. No, perché ha firmato l'accordo di suicidio due volte. No. Apparentemente intoccabile, tra gli anni 90 e 2000 il potere di Weinstein continua a crescere. E lui continua a stuprare e aggredire donne. Piantala. Dimmi perché ieri mi hai toccato il seno. Ci sono abituato. Ci sei abituato. Mamma mia, che faccia. In pubblico è il magnate del cinema. Gangs of New York ha 10 nomination e Shakespeare in Love ha vinto 7 Oscar. Ma per decenni Harvey Weinstein la fa franca, stupra e abusa donne, che siano star del cinema o cameriere. Nel 2005 Tara Lee Wolfe lavora in un bar alla moda di Manhattan. Sì, Giorgia. Mentre sogna di diventare attrice. Ho pensato, wow, mi ha notata e lo ha fatto mentre ero qui a servire ai tavoli. A un certo punto mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto diventare un'attrice. Ho risposto sì. E io non ero una vera attrice, non avevo mai avuto una vera occasione, ma era quello che volevo fare, diventare un'attrice, recitare e fare carriera. Faceva leva su questo, sì. Con i soldi poi. Lui ha detto che ero molto bella e che avremmo dovuto parlarne. Alcune settimane dopo, Tara le va a casa sua per discutere di un eventuale lavoro. Lì, lui la stupra. Aiuto, è stata stuprata. Dopo essere stata aggredita sessualmente, sentivo di non poterne parlare. Perché, del resto, ero solo una cameriera. Cos'era la mia parola contro la sua? Lo avevo permesso. Mi sentivo io l'unica responsabile. Mamma, per 40 anni. Per la categoria di migliore attrice non protagonista sono... A Hollywood, nel 2013, il comportamento predatorio di Weinstein verso le donne è un segreto pubblico. Lo sanno tutti. Adesso non dovrete più far finta che Harvey Weinstein sia affascinante. Ha pure le battute. Ma nessuno osa, cioè, capite? Trasferarsi contro il titano del cinema. Sì, Jenny, lo penso pure io. L'autorità e il controllo fossero tutto. Aveva un enorme potere e lo usava per ottenere il silenzio di chiunque intralciasse la sua strada. Ma poi, nel 2015, Weinstein incontra una giovane modella italiana di nome Ambra Gutierrez. Lui la invita nei suoi uffici per farle un provino. Lui mi ha guardata e poi ha detto: oh, accidenti, il seno è naturale.
Quella domanda mi ha messa a disagio. Ho risposto sì. E all'improvviso mi sono, non so come, ritrovata alle sue mani sul mio seno. Non sapevo come reagire. Mi sono bloccata. E ha aggiunto, ok, adesso però dammi un bacio. Io ho risposto, no, mi dispiace, non posso farlo. Si è tirato indietro e, togliendo tutte e due le mani dal mio seno e dalla gamba, ha detto, ci vediamo per un drink. Ambra sale su un taxi e fa quello che nessuna delle precedenti vittime di Weinstein ha osato fare. Va dalla polizia. Direttamente. Va immediatamente alla polizia e lo denuncia. Però passa i guai, lei immagina. New York vuole delle prove. Lei mette un microfono e torna da lui. La sera seguente al Tribeca Hotel di New York. E lui lo sgama? Prova a pensare, ti prego, non toccarmi. Non volevo che si accorgesse che avevo un microfono addosso. Weinstein la porta nell'ascensore di servizio che conduce a un attico. Ambra perde il contatto con gli agenti sotto copertura che la sorvegliano. Ma com'è possibile? Ho provato a inviare un SMS alla polizia, ma il cellulare era fuori copertura e gli agenti... Forse in quell'ascensore. Il microfono nascosto di Ambra cattura ciò che accade dopo, quando Weinstein cerca di persuaderla a entrare nella sua stanza. Vieni, entra nella mia casa. Cosa dobbiamo fare? Niente, io faccio una doccia. Tu ti siedi e bevi un drink, ok? Io però non bevo. Prendi dell'acqua. Posso scendere al bar? No, devi entrare qui adesso. No. Per favore. No, non voglio. Non ti farò niente, lo prometto. Stai non mettendo posso, in imbarazzo. Mi dispiace, non posso. No, vieni no. qui. Perché ieri mi hai toccato il seno? Per favore, entra e basta. Ci sono abituato. Ci sei abituato? Sì, avanti. No, entra. Io non sono abituata a questo. Quando lui in quel momento ha detto ci sono abituato, ho pensato immediatamente... Quanta gente avrà fatto così? Ok, ci siamo. Adesso ho in mano una prova. È certo, una confessione praticamente. Alla polizia questo basta. Il giorno dopo la denuncia viene formalizzata. Le accuse arrivano alla stampa e per la prima volta il nome di Weinstein è pubblicamente associato a dei reati sessuali. Tutti i media, il primo giorno, quando si sono occupati della notizia, erano dalla mia parte. Poi la situazione è cambiata. Sai cosa è successo? Ah, sì. Volge le carte in tavola. Assume degli investigatori privati per gettare fango su Ambra. Dà vita a una campagna stampa con false accuse, tacciandola di aver lavorato come escort. E di aver... Sì, come se fosse una poco di buono che... Quindi... incontrare e quindi ovviamente la sua testimonianza, capito, a causa di tutte queste voci, tutte queste come posso dire, questa proprio ovviamente campagna d'odio nei suoi confronti, ha svalutato poi la sua posizione. Sì. Quindi cioè. sembrava una cretina, certo. No, perché poi ovviamente tu cosa fai? Tu dici questa cosa, le persone dicono ma come, lei faceva l'escort, è abituata, e allora come sì. può, no, denunciare una cosa del genere? E poi le persone ragionano così. Grazie Ali per la sub con Prime. No, è normale. Grazie, Andre, Ali. L'ho detto già mesi fa, è normale che non si senta il cringe totale. Durante la crime tolgo il volume del sub, perché il cringe totale mentre guardiamo il crime. Grazie Ali, grazie mille. Non è il massimo. Tranquillo. Operatore distrettuale. E in quel momento ho capito che qualcosa non andava. Mi ha persino chiesto se fossi una escort. Naturalmente ho risposto di no, ma continuava a ripetermi le stesse cose. E io gli ho chiesto se avesse sentito la registrazione e ha detto sì, sì, l'ho fatto, ma può rispondere alle domande? Quell'uomo mi ha fatta sentire come una vera e propria criminale. E continuavo a dire, ha sentito la registrazione? È tutto lì dentro, mi ha aggredita e l'ha detto. Ha detto che è abituato a farlo. Ma la verità è che il procuratore voleva soltanto incolparmi. Alla fine ho lasciato quella stanza completamente distrutta. C'è stata Weinstein comunque non viene accusato. Non viene accusato. Una tecnica le offre soldi in cambio di un accordo di non divulgazione.
Ho capito che il potere di questa persona era davvero grande e che forse non potevo sconfiggerlo. Da sola sicuramente. Ambra tiene una copia della registrazione al Tribeca Hotel. Si rivelerà cruciale quando il muro di silenzio finalmente crollerà. Nell'autunno del 2016, Weinstein è preoccupato per il gran numero di donne disposte ad accusarlo. Teme anche che la sua posizione nella Miramax sia a rischio e che queste storie possano essere usate per danneggiarlo. Gli serve aiuto. Il mio nome è Seth Friedman e ho lavorato per la Black Cube, un'agenzia di servizi segreti. Questo è quello che insabbiava? Friedman è una spia che vive a Londra. Una spia lui? Nell'ottobre... Cioè, non l'avrei mai detto. Uno dei miei superiori mi ha detto... Abbiamo un cliente, un grosso produttore di Hollywood, convinto che il fratello stia cercando... Una spia, un investigatore privato. Dovrai investigare per capire se esiste un complotto. Ma se io penso alle spie, penso agli agenti segreti. Ma se esista davvero un complotto. E non è a conoscenza delle accuse di violenza sessuale. Ma gli viene data una lista di obiettivi. Uomini e donne che Weinstein teme possano creare contro di lui quella che definisce una campagna diffamatoria. Questa lista si è ampliata fino a includere ben 91 nomi. E quando un elenco si estende fino a questo punto, capisci di avere a che fare con una persona paranoica e con i mezzi a disposizione per effettuare parecchie indagini per trovare altri nomi da aggiungere alla lista. Nomi di persone che magari hanno solo la colpa di averlo guardato male e quindi meritano di diritto di essere inclusi. Cioè, guarda quanti soldi ha per poter fare queste indagini. Rosanna e Rowena. Wow. Non avrei mai e poi mai immaginato che qualcuno mi stesse spiando. Come faceva a spiare 90 persone alla volta? Nell'ottobre 2016. Contemporaneamente. Weinstein è preso. Una volta, penso. Ma Seth Friedman, l'investigatore privato dei servizi segreti, continua a spiare le donne che lui teme possano dei servizi segreti, i suoi crimini sessuali. Una di loro è l'attrice Catherine Kendall. Pronto? La signorina Kendall? Sì. Salve, sono Seth Friedman, un giornalista. Oh, sì, salve, Seth. Friedman si spaccia per un giornalista. Grazie, Sara. Su Hollywood. Al telefono, Seth Friedman si è dimostrato gentile. Ho avuto l'impressione che fossimo molto in sintonia. Non mi sono posta da subito alcun problema a parlare con lui. Ma non avrei mai e poi mai immaginato che era un investigatore, che livelli. Mi stesse spiando. Devo sempre essere empatico. Qualunque sia il compito, altrimenti non potrei ottenere le informazioni necessarie. Ho sempre risolto i miei casi. Pazzesco. Catherine è convinta che Friedman sia un vero giornalista e gli rivela di essere stata aggredita, ma non fa il nome di Weinstein. Ci sono parecchi stronzi a Hollywood, questo lo so per certo. Ho avuto a che fare con uno di loro, ai miei esordi, ed è stato davvero spaventoso. È un grosso e potente produttore. È stato terribile. E io non me l'aspettavo. Lui mi ha rovinata. È davvero grave. Ha letteralmente capito. Sconvolto la mia vita. Certo, per il trauma e poi anche perché lui condizionava le carriere. Certo. Questa è una nota informativa che mi è stata inviata, redatta dalla Black Cube, su Rosanna Arquette, l'attrice. Il primo punto riporta: il cliente sospetta che Rosanna sia coinvolta nella campagna diffamatoria condotta contro di lui agli occhi dei media. Rosanna non ha mai visto la nota informativa della Black Cube. Wow. Non so davvero che cosa dire. Penso ora che vedono la... È un essere ignobile. Questi documenti. Seth Friedman è un essere ignobile. Per Rosanna, quella nota conferma la colpevolezza di Weinstein. Perché mi hai messo una spia addosso, Harvey? Ti può aver spinto solo la paura di ciò che mi hai fatto. Non mi vergogno per ciò che ho fatto. C'è chi vorrebbe che lo facessi, ma io non ne ho intenzione. Lui è completamente... Donna, il cui nome compare apatico, lavoro basso. Il suo è scritto in rosso perché è prioritario, come quello del suo boss, Zelda Perkins. Adesso so perché Seth Friedman ha cercato di contattarmi durante l'inverno del 2016 e l'inizio del 2017. Per me rappresenta un agghiacciante
conferma di quello che già sapevo. Ho sempre sospettato che Harvey ci spiasse. Durante la stipula dell'accordo ci avevano detto che sapevano dove vivevamo noi, i nostri fidanzati, ma i miei genitori. Vedi? E persino mia sorella. Sì, ma è come vivere ricattata per una vita. La chiama rimane in silenzio. Non ha mai visto prima la famigerata lista di Weinstein. Vedo già che ci sono tanti nomi che conosco. Marketing. La cosa pazzesca di questa lista è che molte persone che vi compaiono lavoravano alla Miramax. Come ti dicevo. Non è gente famosa. Non ha un pubblicista. Oppure un agente. E nemmeno i soldi. Erano lì e guadagnavano a... Indipendenti. Lui come si girava? È ingiusto. Ciò che quando voleva farlo faceva con chiunque gli capitasse sotto tiro. Cioè poteva avere chiunque nella sua testa. È malvagia? È irrilevante ciò che Rowena Chu o chiunque altro pensa. Questa lista c'è ed è stata usata in modo legittimo. Quindi non ritengo di dovermi difendere perché esiste. La penso così. Quindi immaginatevi tutte le persone non famose che avevano ancora meno possibilità di denunciarlo. Quante ce ne saranno? Catherine Kendall ha rivelato a Friedman di aver subito un abuso sessuale e per lui è un elemento chiave. È un grosso, grosso e potente produttore. A Friedman viene detto di parlare di nuovo con lei per scoprire se è in contatto col New York Times. L'ho chiamata una seconda volta. Cioè, sei finto giornalista. E cosa avesse intenzione di dire su di lui alla stampa e quanto, nel caso, si sarebbe esposta. Per scoprire se Catherine è in contatto con il New York Times, Friedman le parla dell'indagine del quotidiano. È un boomerang. Le dico che torna indietro? Tutto confidenziale, ma so che alcuni giornali negli Stati Uniti, come il New York Times e un altro paio, credo, si stanno occupando di particolari accuse che sono emerse ai danni di persone molto famose a Hollywood. Io credo che sarebbe magnifico se questa storia venisse allo scoperto. Ho saputo da lui che il New York Times se ne occupava. Ah, perché poi è andata davvero al New York Times. Stessero facendo un reportage. Capito? Vado a partecipare. Sul serio, no. La possibilità. Ecco perché è un boomerang. Sì. Ho iniziato a pensare che avrei fatto moralmente la cosa giusta a quel punto. Se non avessi detto niente, avrei tenuto per me delle informazioni con cui invece avrei fornito un sostegno a moltissime donne. Non mi faccia innescare una bomba col New York Times, non è certo mia intenzione. Adesso doveva salvarsi. Certo. Che ma scusa, quando alcune settimane dopo il New York Times la contatta, Catherine racconta la sua storia e rompe un silenzio durato quasi 25 anni. C'è la spinta lui alla fine, l'investigatore. Le donne iniziano a scrollarsi di dosso la paura di Weinstein. In città, al One World Trade Center, anche il giornalista Ronan Farrow sta indagando su Weinstein. Lui? Lista New Yorker. Ero terrorizzata all'idea di rilasciare delle dichiarazioni a Ronan Farrow. Ero spaventata e so che molti lo erano. È bravo ad ascoltare e mi sono sentita a mio agio e credo che sia successo anche agli altri. Poi Farrow si mette in contatto con Ambra Gutierrez, che è ancora in possesso della registrazione al Tribeca Hotel. Mi sono detta, ok, adesso e boom. È finita. Questo è il momento che stavo aspettando. Per rompere il mio accordo di non divulgazione e tirar fuori la registrazione. Il contratto che Weinstein ha firmato con Friedman e l'agenzia di intelligence, la Black Cube, volge al termine. Il nostro rapporto si è interrotto perché la bomba stava per scoppiare. I suoi avvocati devono aver disperatamente tentato fino all'ultimo di convincere inutilmente il New Yorker e il New York Times a non pubblicare la notizia. Non c'era più motivo di indagare. C'era un complotto contro di lui e chi lo rappresentava doveva solo limitare i danni. Ciò che avevamo scoperto li ha però aiutati a prepararsi. È un complotto. Complotto contro di lui. Nell'autunno del 2017 scoppia la bufera. Arriviamo al momento clou. Ci siete, ragazzi? Articolo di Ronan Farrow che riporta la registrazione di Ambra Gutierrez. Ricordo bene di aver chiesto con insistenza a Ronan quando sarebbe stato pubblicato. E lui ha risposto che presto lo avrebbero letto tutti. Quando la registrazione è stata resa pubblica, è stato davvero
Un giorno memorabile per me. No, Federico in carcere. Pubblica nello stesso momento, usando le informazioni di Catherine Kendall e di oltre 30 donne. Ricordo quel giorno, stavo andando a una lezione di danza e ho ricevuto un messaggio. Siamo in diretta fra 5 minuti. Madò. Ho pensato, ok, andrò lo stesso alla mia lezione. Quando sono uscita dal corso, ho visto che avevo in memoria ben 70 messaggi. È stato folle. Le rivelazioni innescano il movimento MeToo, che si diffonde in modo virale, mentre sempre più donne trovano il coraggio di schierarsi contro i loro aguzzini. La cosa bella del movimento MeToo è stata che ogni donna è potuta uscire dal proprio isolamento e ricevere supporto. Un sostegno praticamente universale. Isolarsi equivale a morire per una vittima. È vero. In casi come questo, la vergogna e il dolore aumentano, ma improvvisamente scopri di non essere davvero solo. È qualcosa di profondo, ti tocca l'anima. Ragazzi, queste situazioni sono traumi che ti toccano in una maniera... Solamente 6 mesi. Inimmaginabile. Weinstein viene arrestato. Guarda. Vostro onore, l'imputato è di fronte alla corte incriminato e accusato di stupro, abusi e cattiva condotta sessuale per casi che coinvolgono 2 diverse donne. Quando è stato arrestato, ero a casa dei miei genitori a Washington e lo ho appreso dal notiziario. Sono scoppiata in lacrime perché non immagino. Mi sembrava vero di vederlo finalmente in manette. Certo, per una cosa che non avresti mai pensato, no? Così potente. Ma lui ride. Al momento del processo userà tutto il suo potere e il denaro per tentare di screditare i suoi accusatori. Come ha fatto sempre. Don Dunning, Miriam Haley, Jessica Mann, Annabella Sciorra, Tara Le Wolf. È finito il tempo delle molestie sessuali in tutti i luoghi di lavoro. È finito il tempo delle accuse contro chi è sopravvissuto. Ed è finito il tempo... Questo ha creato un movimento lui con questa roba. Nel male. Come Weinstein. Beh, è un esempio di come si può trasformare tutto questo casino in una cosa positiva. Il titano di Hollywood, Harvey Weinstein, è sotto processo. E il silenzio che per decenni impone alle sue vittime finisce. È accusato di cattiva condotta sessuale da più di 8 donne. Ma per lo statuto delle limitazioni, l'accusa sporge denuncia solo per 2 casi. Viene accusato di violenza sessuale su Miriam Haley, sua ex assistente per Project Runaway. Un'altra ex assistente. Essersi sdraiato sulla schiena ha detto: non pensare che adesso io e te siamo legati. E io ho risposto: no. Ed è accusato di aver stuprato l'aspirante attrice Jessica Mann in una stanza d'albergo a Manhattan. Noi vogliamo giustizia per queste vittime. No, è in carcere. Ma Weinstein è pronto a combattere. Ha sempre giocato sporco e ha assunto persone che fanno lo stesso. A capo del team di difensori c'è Donna Rotunno, un avvocato con un curriculum formidabile. Dei 40 casi sessuali che ha affrontato per conto di imputati di sesso maschile, ne ha perso solo uno. No. Difenderà Weinstein attaccando i suoi accusatori. No, ecco, vabbè. Qua, allora, io ovviamente so razionalmente che ogni persona esistente sulla terra ha diritto a un avvocato, ha diritto a poter difendersi in tribunale. Però in questi ma casi... No, in questo caso, non che non abbia diritto, ma lei... Ma come poi lei, fai? Poi anche, sei anche una cioè, donna. E tu hai passato tutta la vita a difendere magari stupratori e abusatori. Ma com'è possibile? Infatti... Cioè, dico, è veramente una cosa difficile da capire. A distaccarti così tanto e fare il tuo lavoro, sei un professionista. Sì, però tu è come se ti fossi specializzata in questo. Perché se tu hai fatto 40 casi... Ma allora vuol dire che davanti ai soldi non ti fermi. Cioè, davanti a questo i soldi ti fanno andare avanti. Sì, però cavolo... Sicuramente è una persona che... Cioè, non riesco a capire. Assolutamente. Cioè, dov'è il limite, no? Ovviamente, della professionalità
Rispetto del all'etica. dovere, esatto, di esercitare la tua professione e Penso poi che non ci sia un limite a questo punto. L'avvocato la tua deve moralità. difendere, fine. Poi non so com'è il giuramento. Però Vabbè. cavolo, non so, mi aspettavo un avvocato uomo, cioè l'avrei, lo davo quasi per scontato. Forse è una mossa Credibile. anche questa. No? Può darsi, però accettare una cosa stupida ci vuole tanto coraggio, cioè è una linea sottile. Ma no, sono i soldi, basta. No, sì, ho capito. Capito, però tu sarai sempre conosciuta come l'avvocato donna che ha l'avvocata che ha difeso il Vai. mostro di Hollywood, cioè, cavolo. Comunque no, Federico Tra l'altro, Jenny, diceva, bravo. Federico chiedeva, ma è ancora libero quello che pedinava le attrici? Penso di sì, perché lui era un investigatore privato, quindi aveva facoltà di esercitare questa cosa. Credo che ritengano che la loro versione della storia sia l'unica che conta ed è su questo che si fonda questo Si chiama processo. Donna, Si d'autunno. è pazzesco. La giuria dello Stato di New York e del mondo che c'è molto di più di ciò che vorrebbero far credere. Tara LeWolf è una testimone dell'accusa. In aula deve affrontare l'uomo che secondo lei l'ha violentata. Il giorno in cui ho dovuto testimoniare mi sono sentita piccola, come una bambina indifesa. Ho visto Harvey Weinstein con la coda dell'occhio. Dovevo fronteggiare la paura e così non l'ho guardato. Ma non è stato affatto facile per me. Voi immaginatevi ripercorrere quelle Harvey vicine Weinstein davanti a ascolta la lui e lettura della davanti a testimonianza tutti di gli Tara, altri. che descrive l'aggressione che ha subito nell'appartamento di New York. Mi ha afferrata per le braccia, mi ha girata e mi ha messa sul letto. Gli ho detto non posso e lui ha risposto tranquilla, ho fatto una vasectomia. Mi è entrato dentro, poi mi ha stuprata. Durante il controinterrogatorio mi è stata fatta una domanda inaspettata. Da donna. All'incontro preliminare con l'accusa non ha detto che il signor Weinstein l'avesse penetrata, non l'ha fatto. E dopo è salita in auto con lui nonostante l'avesse presumibilmente stuprata? Non ero preparata a quello. Cioè, lei Mi ha è. letteralmente consumata e provo la stessa sensazione anche ora. C'è Fa l'avvocato male di Weinstein Anche Miriam Haley affronta un brutale devastante. controinterrogatorio. Miriam Haley viveva a Londra ed è dovuta venire negli Stati Uniti dopo aver incontrato Weinstein per un lavoro come assistente alla produzione. Nel 2006 lui l'ha invitata nel suo loft di Soho. Le serviva il lavoro per rimanere negli Stati Uniti, dato che il visto stava per scaderle. Viene letta la descrizione di quanto accaduto nell'appartamento di Weinstein. Mi ha fatta sdraiare sul letto e voleva praticarmi a tutti i costi del sesso orale. Io continuavo a dirgli: no, non farlo, non puoi farlo. Ho il ciclo. Ho un assorbente interno, ma sembrava non credermi. L'ho guardata testimoniare e mi ha spezzato il cuore perché c'è stato un momento in cui si è visto che è crollata. Si sentiva in qualche modo colpevole. Avrei voluto essere lì per abbracciarla e dirle: non è colpa tua. No, Si non lo scopre che è. Miriam Haley ha accettato un viaggio pagato a Los Angeles il giorno dopo la presunta aggressione. Sempre queste storie dei viaggi, dei Sì, percorsi. perché la difesa ha puntato molto. Così, no? È sempre questione di screditare la Sì, tua è come per dire, ma testimonianza, come hai poi. fatto questa cosa? Vuol dire che sei preso un mezzo, sei andato con Ma lui, ci sei è stata? come quando ti dicono, però perché tu non hai reagito? Perché non hai fatto niente? Hai detto di no? Perché non hai fatto niente? Qui non sei stata stuprata? Perché solo se riesci a tirare un pugno, magari al tuo aggressore, no? O a Quando muoverti, non a è così. reagire, a In urlare, allora vuol dire che sei stuprata. Invece non quei si momenti. capisce che puoi anche rimanere No, immobilizzata, paralizzata dalla paura, dal abbiamo visto terrore. anche che delle volte le vittime cedono apposta per far sì che
il momento finisca il più prima possibile possibile. come rivestita. Certo, tutte sappiamo come Quindi funziona, può ragazzi. essere che magari Tutte lo la sappiamo. vittima ceda apposta per far finire prima No, la oppure cosa. mi immagino il giorno dopo lui che magari, non so, le ha minacciato, oppure dopo che ha violentato l'altra che ha testimoniato per prima, magari gli avrà detto adesso vieni con me, sali su un taxi e andiamo a bere qualcosa. Cioè, questo ho detto, questo mi ha appena stuprato, se magari dico di no mi ammazza. Cioè, tu cosa ne puoi sapere? Certo, nulla. Sul fatto che stesse usando Weinstein per fare carriera, e lei in effetti lo ha ammesso. Ha detto che il rapporto professionale che si era creato a lei serviva anche e soprattutto per rimanere negli Stati Uniti, lo ha Esatto, Giorgio. ammesso. Ma è stata anche molto chiara riguardo al fatto che non ha mai avuto la minima intenzione di fare sesso con lui o di avere un rapporto non professionale. È stato devastante e esasperante guardare la difesa mentre cercava di dipingere tutte quelle donne nel peggior modo in cui si potessero Cioè, dipingere. capisci, una donna? No, terribile. Mi ha scoraggiata. Il controinterrogatorio di Donna Rotunno a Jessica Mann si rivela ancora più duro. Jessica Mann è un'ex aspirante attrice che ha incontrato Harvey Weinstein nel 2008 ad una festa di fidanzamento a Hollywood Hills. La sua relazione con Weinstein era molto complicata. Ha ammesso che è stata estremamente degradante. Ha ammesso che alcuni degli incontri sessuali avuti con lui erano consensuali, ma anche che molti di essi erano vere e proprie violenze, e almeno due sono stati stupri. Ha precisato che lei non avrebbe mai voluto fare sesso con Weinstein, ma che ha dovuto farlo. Mi ha buttata sul bordo del letto e mi ha chiesto di togliermi i vestiti. Ho detto di no. Ha risposto: non ho tempo per giocare. Mi ha strappato i pantaloni con tanta furia e violenza da provocarmi tre graffi su ciascuna gamba. Donna Rotunno rivela conversazioni intime via mail tra Jessica e Weinstein. Vedi poi. Nelle innumerevoli mail con Weinstein, Jessica usa toni molto amichevoli. La Rotunno legge una delle mail alla giuria. Io ti amo, ma odio sentirmi una da una botta e via. È stato davvero orribile sentire Donna Rotunno dire chiaramente che Jessica Mann era una manipolatrice, che usava Vabbè. Harvey Weinstein per lavorare nel mondo dello spettacolo, ma che a un certo punto ha detto di essere stata violentata. Però le mail dimostravano che aveva un rapporto con lui. È crollata. Ha iniziato a singhiozzare al banco degli imputati, tanto da doverla far uscire. E si sentivano le sue urla nella stanza dei testimoni, dall'altra parte dell'aula. Gridava con tutto il fiato che aveva, perché non ne poteva più. Certo, perché poi qua è ancora peggio, cioè se tu hai una relazione, come comunque anche lei ha messo, una relazione intima, una frequentazione, è ancora più difficile dimostrare magari E che l'avvenuto dici? stupro, capito, delle violenze o appunto questo comportamento sessuale inappropriato, perché è stato accusato anche di questo, figuriamoci. Molto spiacevole. È stato uno degli interrogatori più intensi che abbia ascoltato in quell'aula e continuavo a guardare i giurati, cercando di capire cosa provassero. Era impossibile percepire qualcosa. Tutti avevano la sensazione che potesse essere assolto ed era pazzesco. Veramente. Libera per 5 giorni. Il 24 febbraio arriva il verdetto finale. Harvey Weinstein è colpevole di violenza sessuale di primo grado e stupro di terzo grado. Weinstein è scioccato. Del Non ci verdetto, crede neanche lui. signor Weinstein era sconvolto, ma è stato stoico allo stesso tempo. Non ha reagito emotivamente, non ha pianto, ha continuato solamente a ripetere: sono innocente. Come può succedere questo in America? Sebbene Weinstein Vabbè. venga considerato colpevole, la pena potrebbe variare da 29 anni a meno di 5. Le sue vittime ora aspettano con ansia di sapere se la pena inflitta a Weinstein sarà proporzionata ai suoi crimini. 2 settimane dopo il verdetto di colpevolezza, Weinstein torna in aula per la sentenza. Una delle Così. vittime, Già camminava così, eh. in qualità di testimone, fa una dichiarazione. Vostro onore, il giorno in cui avete sentito le mie grida incontrollabili è stato il giorno in cui ho ripreso pieno possesso della mia voce.
Il giudice Bark dice a Weinstein: questa è la sua prima sentenza, ma non il suo primo reato. Viene condannato a 23 anni. Questo è il vero volto della giustizia. 23. 23 anni. La pena inflitta dal giudice Bark stamattina. Beh, è un risultato storico. Poi che adesso è stato annullato, però ha avuto un'altra sentenza di condanna a 16 anni. Cioè, il risultato per una persona così potente. Sì, è storico davvero. È significativa questa cosa, eh. Ora sanno che gli uomini, anche un uomo potente e famoso come Weinstein, saranno ritenuti responsabili per gli abusi sulle donne. Non potevo crederci. Ho iniziato a saltare nel mio appartamento e poi ho pianto. Ho avuto come la netta impressione di togliermi un enorme peso di dosso. Quando ho ascoltato il verdetto e la conferma di colpevolezza, ho impiegato un giorno intero per capire davvero cosa fosse accaduto. Mi sono sentita libera. Giustizia era stata fatta. L'ultimo tentativo di Harvey Weinstein di far tacere le sue vittime fallisce. Ho sempre avuto paura di Harvey Weinstein. Lui era l'innominabile. Penso che debba aver vissuto sapendo di fare qualcosa. Pensa quanto era potente. Ma se provasse o meno rimorso, questo non lo so. Figuriamoci. Quale rimorso? Appello. Ma il suo decennale impero di abusi e intimidazioni. Come il suo investigatore. Dopo la sentenza, ho ritrovato la fiducia in me stessa. Ho sentito di poter camminare a testa alta. È come se stessi scrivendo di nuovo la mia storia. Chi sono e chi voglio essere? Ero stata schiacciata, oppressa, messa a tacere. E poi, dal 2017 fino ad arrivare al 2020... Pensa quanti anni ha aspettato lei. Lei. 98. Che l'avrebbe scampata. Ha provato a uccidersi due volte. Mamma, davvero. Venite. Per lei è una liberazione ancora più grande. È stato come un processo di guarigione per tutte. Perché non volevamo continuare a provare rabbia e risentimento per nessuno, incluso... Sono liberate. Harvey Weinstein è una persona davvero molto malvagia. Scoprire dopo tutti questi anni che al mondo importa e che tutte le altre donne hanno avuto la possibilità di farsi avanti e di liberarsi da un peccato che non hanno mai commesso. È stato un momento davvero straordinario. Un momento unico nella storia. Ed è... È stato veramente un momento unico. Sì, è vero. È bello condividere questi attimi con tutte le altre donne e avere questo movimento. E sono felice per la Catherine più giovane. Lei è finalmente riuscita a dargli il ben servito. Questo è un movimento che non può essere fermato, nonostante in molti provino a farlo, ma non sparirà. Non si fermerà mai, nonostante tutto e tutti continuerà a stanarli come talpe. Non si fermerà. Bene. Vero. Beh, ragazzi, come avete visto, è un documentario molto breve, ce ne sono altri più lunghi, più approfonditi. Potete ascoltare podcast, vedere video su YouTube. Diciamo che questo riassunto poi fino alla prima sentenza, poi c'era la seconda, appunto a Los Angeles, di 16 anni. Qui non hanno coinvolto poi le attrici come Gwyneth Paltrow, come Uma Thurman e altre molto, molto, anche Angelina Jolie, molto importanti, che comunque si sono distinte in questo scandalo proprio per portare avanti questa battaglia. E io penso che questo tipo di, non so come dire, questo tipo di lotte, di movimenti senza
il megafono dei social adesso non sarebbero così incisivi Sono movimenti dei come. social questi, Sì, cioè, proprio. no, qua sono nati fuori dai social, No, nel però senso dico che le è. denunce ovviamente, Sono amplificati dai ma social e esatto, diventano. grazie a quella comunicazione dei social, se utilizzata in maniera positiva, veramente queste situazioni diventano incisive anche all'interno di un'aula di tribunale, capito? Sì. Cioè, nell'opinione pubblica, e È quindi. come quello che è successo in Menendez. Certo, certo. È molto più semplice cioè, avere una condivisione sui social perché è molto più rapido del passaparola Guarda, e Giorgia, gigantisce in 2 secondi. provo a vedere un attimo sul computer, che tanto abbiamo finito presto. Sono curiosa di vedere se ce l'ho sul Vediamo. Allora, chi è che aveva chiesto Simon? Allora, la prima parte venerdì, la seconda penso sabato, spero di farcela. Domani siamo Allora, live, eh? aspettate Domani che siamo live alle controllo 17:30. giusto per. Non lo so se ce l'ho qua, però si sa mai che l'ho tenuta. Domani live, sì. Domani Vediamo. si guarda, abbiamo detto oggi. Domani guardiamo il Uomini e donne. continuo, il confronto che c'è uomini e donne, c'è stato uomini e donne oggi, delle coppie di Temptation. No, mi pare che abbia detto alla fine. Sì, 17:30, Andre, come tutti i giovedì. Comunque c'è la programmazione, non c'è scritto nel palinsesto giovedì alle Certo, non ci sta. 17:30. Almeno il mod, almeno. Cazzo, sai che non lo so. Andre, Dov'è ti che l'ho? scuso, ti scuso. Mi stai trollando. Ah, mi stai trollando. Ah, Mi Laurea, forse ce l'ho. stai trollando. Ti scuso solo Tesi, perché sei un tesi. grande. Discorso laurea. Quale pezzetto di Alfonso, raga? Tutto abbiamo fatto io, Presentazione. Alfonso. Forse ce l'ho, guarda. Però non me lo ricordo quanto ho scritto sul movimento, vediamo. Allora, Nico, vediamo settimana prossima. io ho fatto il nuovo femminismo nell'odierna cultura di massa, analisi recenti ed emblematici casi studio veicolati sui principali mezzi di comunicazione. Ma che cazzo è venuto sto titolo? Bello, Eh? No, perché? dico a rileggerlo. Bellissimo. Chiamava Mica femminismo sei scema. Bello. nell'odierna cultura di massa. Nuovi e analisi recenti emblematici casi studio veicolati sui principali mezzi di comunicazione. Bellissimo. Allora, indice. Indice. Oltretutto ne abbiamo anche un movimento italiano, è quella volta che si chiama. Certo, Andre, certo. Assolutamente. Ce l'ho sicuro, non una di meno. Allora, no, questo è il gruppo nella. Forse l'ascesa del femminismo social. Time's Up, anche Time's Up è un altro movimento. Casi studio. Ah, ecco, minchia, ho fatto un caso studio intero, non lo vedevo. Movimento Ah, ho proprio MeToo. fatto un caso studio. Il movimento MeToo, la campagna femminista diventa virale, impatto sociale del fenomeno. Ma cazzo, ma lo dovevo leggervi? Sociale, non social. Sociale. Ma allora dovevo leggervi questo. Aspetta, vediamo. 53. Andre, Colucaz. Colucaz. Mi porti tu la sedia, Andre? Eh sì, guardate, non so se si vede. Questo è il caso studio. È il capitolo dedicato al MeToo. Allora, non so, volete che ve lo legga? È proprio dedicato a questo. Cosa dite? Facciamo un momento lettura? Perché Leggilo. tanto abbiamo tempo. Sì, tanto non l'ho fatto lunghissimo, vedi? Cioè, sono stata abbastanza. Perché ho fatto più casi studio. Allora, lo leggo. Allora, il movimento MeToo, noto anche come hashtag MeToo con varie versioni in diverse lingue, è un movimento femminista volto a denunciare le molestie sessuali e la violenza sulle donne. Ebbe inizio da un vero e proprio caso di cronaca del 2017 accaduto a Hollywood. Si tratta delle pubblicazioni delle rivelazioni delle inchieste giornalistiche sugli abusi sessuali commessi dal famoso produttore statunitense Harvey Weinstein. La vicenda è conosciuta proprio con il nome di caso Harvey Weinstein, quello che vi ho detto oggi.
A ottobre 2017, il New York Times e il New Yorker riportano le accuse di molestie sessuali, aggressioni sessuali e di violenza sessuale di una dozzina di donne da parte di Harvey Weinstein. Dopo le pubblicazioni... Weinstein, scusate. A dirlo così. Dopo le pubblicazioni scoppiò un vero e proprio caso internazionale perché in seguito a queste denunce molte altre personalità femminili dell'industria cinematografica si fecero avanti e iniziarono ad accusare produttori di fatti simili. Molte celebri attrici hanno denunciato le violenze: Salma Hayek, Rose McGowan, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Mira Sorvino, Rosanna Arquette e Lea Seydoux. Da quel momento prese avvio un'inchiesta giudiziaria e il conseguente processo terminato nel febbraio del 2020 quando Weinstein è stato condannato a 23 anni di reclusione. Lo sgradevole episodio americano ebbe però anche i suoi risvolti positivi, incoraggiò infatti numerose vittime a rompere il silenzio anche in Europa e in Asia. Ma il punto centrale della questione, ovviamente trattata da me in questo caso, è la campagna comunicativa che si è innescata a partire dalla faccenda Weinstein e che ha fatto luce sulla vastità del problema legato alle esperienze di molestie sul lavoro. La campagna femminista diventa virale. Il movimento di protesta è partito inizialmente come campagna di sensibilizzazione e comunicazione sui social media. Si diffuse in modo virale a partire dal 15 ottobre 2017, quando la famosa attrice Alyssa Milano, come vi dicevo, twittò questa frase, e ve lo dico in inglese: If you've been sexually harassed or assaulted, write me too as a reply to this tweet. Quindi se sei stata sessualmente aggredita o molestata, scrivi me too, quindi anche a me. Come risposta a questo tweet. Invitò pertanto le donne a rompere il muro di silenzio sugli abusi subiti e a raccontare se fossero capitati loro episodi simili a quelli riguardanti Weinstein. Anche a me, me too per l'appunto. Pochissimi caratteri sono bastati per dare il via a una serie incredibile di risposte, commenti e condivisioni. La campagna contro le molestie sessuali diventò virale in pochissimo tempo. In meno di 24 ore Me Too è diventato un trend topic, nota, un argomento di tendenza sui social media, twittato da quasi 500.000 di persone e utilizzato su Facebook in più di 12 milioni di post. Anche altre celebrities hanno aderito alla campagna della collega, tra loro Lady Gaga, Patricia Arquette e Debra Messing. Moltissime donne hanno risposto al tweet di Alyssa, quasi 65.000, come dicevo, 60.000. Ho accompagnato l'hashtag ad aneddoti su storie personali spesso vissute durante l'adolescenza, ma ancora ricordi legati ad abusi su luoghi di lavoro tra le mura domestiche, taciuti per anni o mai detti prima, di seguito un esempio. Me too when I served in the military more than a few times. I stayed silent for self-preservation. I regret it daily. Quindi me too quando prestavo servizio militare più di una volta. Sono stata in silenzio per proteggermi, lo rimpiango ogni giorno. Ne avevo letti tantissimi, ma questo mi aveva colpito perché qua si discosta dal settore cinematografico, ovviamente lei dice nell'ambito militare, sì. È successo più volte, lo rimpiango ogni giorno. L'impatto sociale del fenomeno. Il fenomeno del Me Too, oltre a essere divenuto estremamente virale, ha avuto anche un forte impatto sociale sull'opinione pubblica. La campagna si è progressivamente allargata e qualche uomo ha iniziato a lasciare tracce di pentimento sui propri errori passati, prima commentando le testimonianze di molestie con I have, poi con queste due parole creando un vero e proprio movimento di sostegno e risposta alle testimonianze femminili. Vedi, questo non lo sa tanta gente, no. Cioè, io ho fatto delle ricerche, ovviamente non mi ricordavo nemmeno. Un gigantesco mea culpa e contemporaneamente una prova concreta di come ancora una volta i nuovi media possano giocare un ruolo determinante nella lotta alle disuguaglianze di genere e molteplici problemi annessi, come ho appena detto, sì. Anch'io a voi. Il movimento è stato accolto in modi diversi, non tutti positivi, ma la realtà oggettiva dei fatti è che il Me Too ha l'indubbio merito di aver rilanciato in maniera così forte la discussione sui diritti delle donne, ed è vero. Proprio per il suo coraggio e il suo impegno al movimento è stato assegnato un importante riconoscimento. È stato simbolicamente premiato dal Time come Person of the Year. Sapete che ogni anno metto nella copertina al Time la persona, il personaggio dell'anno, in questo caso è stato il movimento.
nell'ambito della famosa classifica del giornale statunitense. L'editore hanno riservato la copertina del magazine ad alcune delle cosiddette silence breakers, abbiamo visto prima i cartelloni, ovvero le donne che hanno rotto il silenzio riguardo le molestie subite negli anni sul posto di lavoro. Nello specifico, e qui c'è l'elenco, sono 5: Ashley Judd, la prima attrice di Hollywood a denunciare Harvey Weinstein, Taylor Swift, la cantante che ha portato in tribunale il DJ per, non mi ricordo che DJ era, un DJ. Molestie, la lobbista Adam Iwu, che ha svelato Adama, che ha svelato lo scandalo di molestie nel governo dello stato della California, Susan Fowler, l'ingegnere di Uber, che ha denunciato le aggressioni alla Silicon Valley, e infine Isabel Pasqual, raccolitrice di fragole in California. Cioè loro hanno raggruppato queste 5 personalità che hanno denunciato le molestie in vari ambiti lavorativi. Sì, Taylor ha avuto degli abusi, sì sì. Vabbè, Uber sapete cos'è. Qua ho messo delle note. Inoltre nella parte destra della composizione, ora ve la faccio vedere, spunta anche il gomito di una sesta silence breaker, il cui nome non è stato diffuso dal Time, perché l'obiettivo con questo gomito era quello di rappresentare le donne che hanno preferito denunciare senza rivelare la propria identità, così come quelle che non hanno un nome, un volto di pubblico dominio, ma i cui trascorsi di abusi sono altrettanto importanti. Il Time ha voluto pertanto premiare quello che ha definito il cambiamento sociale più veloce che abbiamo visto in decenni, nato con atti individuali di donne e di alcuni uomini, un fenomeno che sembra nato ieri ma che in realtà ribolliva da anni, decenni, secoli. Questa era la parentesi del... Bello, cioè, interessante. Aspetta che vi faccio vedere la copertina, del vediamo. Time. Questa, vedete, Taylor Swift e le altre donne. La trovate? No, sono contenta che ce l'ho ancora qua sul computer, così magari un giorno, cioè sarebbe bello leggervela, perché effettivamente dovrei prenderla in mano, perché allora sicuramente, ragazzi, una tesi in scienza della comunicazione e social media che è stata scritta quasi 5 anni fa è quasi come se fosse vecchia ormai, ma perché i social sono talmente veloci. Però alcune cose sono rimaste, alcuni movimenti come appunto il Me Too, cioè tanti casi studi, è molto interessante, devo dire, quello che ho fatto, perché poi ho fatto anche Movimento Italiano, i racconti del femminicidio della rete Giulia, cioè ho scoperto anche tante realtà italiane di cui non conoscevo l'esistenza, che aiutano le donne, ovviamente io ho parlato di femminismo, quindi comunque ho preso 108 alla fine. Bello, molto bello, molto interessante. Ma mai mi è venuto in mente, guarda, vedi, mi ricordavo di aver approfondito. Bene, no, sono contenta, dai, almeno abbiamo letto anche questo, è tornata utile la mia tesi, vedi, non avrei mai detto. Certo. Beh, è vero, però bello. È bello, perché tu alla fine dici, beh, scrivi una importante cosa che poi magari pensi che rimanga lì, no? Invece l'hai tirata fuori. Sì. Bello. Sì. Molto. Magari potrei leggervi altri passaggi se parliamo di femminicidi e di altro. Sì. Volentieri. Potremmo farlo, effettivamente. La recupero a casa. Per beh, le crime, ottimo, per le crime, Giorgia. Un'ottima valenza, così. No, è vero, è vero, alla fine è attualissima, per l'amor di Dio, strattuale, perché ovviamente... Jinx domani ha la discussione, quindi... Ah, vedi? Fa venire l'ansia. Ma no, andrà benissimo, vedrai. Se ti piace quello che hai fatto... Guarda, a me ero talmente presa dal tema, poi ovviamente dipende dalle facoltà che fai, però ero talmente presa dal tema che ho proprio voluto fare, cioè nel senso anche la relatrice ha detto va benissimo, poi ovviamente ti correggono, però non me l'ha imposto nessuno, secondo me vai proprio di tua spontanea volontà, cioè è proprio naturale, capito, non devi neanche, certo un discorso va preparato, però... secondo me l'importante, guarda, l'importante è che tu sia coinvolgente, secondo me, cioè non è importante fare una cosa perfetta, ciao Ali, perfetta alla virgola,
ma invece molto più importante secondo me coinvolgere chi ti sta ascoltando, che poi vale sempre questo discorso. Sì, infatti. Farti vedere veramente appassionato di quello che hai fatto, non che hai fatto, capito, ovviamente la tesi è una cosa che devi fare, ma non tanto per farla, no? E quindi secondo me è quello, perché uno si rende conto se sta coinvolgendo le persone che ha davanti, cioè devi un po' trasmettere questa passione, no, per l'argomento che hai scelto, poi devi anche dire le cose giuste, non andare a inventarti delle cavolate, però io sono ancora al secondo anno, ma come funziona la scelta dell'argomento della tesi? È proprio personale scelta, bisogna seguire qualche linea specifica? Guarda, io in realtà, Giorgia, cioè io ho fatto scienze della comunicazione, però ho fatto molti corsi con questa prof, che oltretutto con lei ho fatto diritto, quindi era anche una materia che un po' era un po' esterna rispetto al mio corso, no? Ho fatto filosofia del diritto con lei e era talmente brava che facevo un sacco di laboratori extra con lei, ma perché mi piaceva come parlava. Cioè io andavo tipo a tutte le cose, faceva, mi ero affezionata molto e lei si era affezionata a me e quindi ho detto, prof, lo so che magari non è proprio una materia sua al femminismo, però lei organizzava anche magari dei laboratori extra sul, sapete cosa ho fatto con lei, tipo la grammatica italiana collegata al femminismo, no? Quindi nuovi termini con cui magari si indicano le professioni delle donne, quindi l'avvocata invece che avvocato, c'è proprio l'utilizzo della lingua italiana al femminile. Lei faceva tutti questi laboratori, quindi ho detto, cavolo, allora è una che si interessa, no, anche di questi temi. Allora le l'ho proposto a lei, le ho detto, prof, io sono interessata comunque al femminismo, ovviamente lo vorrei collegare ai social media. E io, ragazzi, 5 anni fa questo stava succedendo in questo momento, c'erano un sacco di nuovi movimenti femministi sui social, cioè in 5 anni è già cambiato tantissimo. 5 anni fa eravamo forse ancora all'inizio, no, di queste cose e quindi io ho detto, metto insieme le cose, lei l'ha accettato subito, ovviamente correggendomi, poi sai, mandi l'indice, i capitoli, come vuoi strutturarla, magari ti dice concentrati di più su questo, su quell'altro. Secondo me devi trovare, se vuoi parlare di un tema, metti che tu sei sempre stata appassionata di un tema che però non è prettamente specifico magari della tua facoltà, ma riesci a collegarlo in qualche modo a una materia della tua facoltà, secondo me cioè te lo accettano, perché come ti dicevo l'importante è che sia un lavoro sentito, corretto, ovviamente strutturato bene, che in qualche modo si colleghi alla tua facoltà, però tu lo proponi secondo te al relatore, alla relatrice, al prof, alla prof che secondo te più si avvicina a questo tema o che magari vedi sensibile a questo tema, perché magari una persona non insegna quello ma come questa mia prof al di fuori del suo corso di laurea era appassionata, no? Sì. Ci insegnava queste cose, quindi io ho scelto lei. Vedi tu, allora sto facendo comunicazione, media, pubblicità, quindi perfetto. Mi sto indirizzando con i corsi a scelta verso l'ambito della critica e della comunicazione musicale. Bellissimo, bellissimo. Cioè puoi fare pure il caso, puoi fare pure tutti un sacco di casi che sono usciti anche recentemente. Come adesso viene comunicata la musica attraverso i media, le pubblicità, la comunicazione. Ah, il No, raga, che sono un po' stanco. Non è quello, scusa. Non so come anche come è cambiato l'utilizzo della musica, no? Come usufruiamo in modo diverso la musica attraverso i social. Bellissimo. Secondo me è un argomento bellissimo. No, bellissimo. Bellissimo. Perché, scusate. Io farei tipo anche delle analisi di profili social dei cantanti, perché tutti seguono un po' lo stesso meccanismo. Guarda, fidati. Fai un po' di ricerche, secondo me esce una bellissima cosa. Sì. Bella l'Accademia di Brera. Che bello. Deve essere bellissimo. No, dai, adesso sacchiamo, non vi rompo più. No, non rompi nessuno, Silvia, non rompi nessuno. Sì, secondo me, guarda Giorgia, puoi mettere insieme tantissimi casi studio,
Cioè, tipo, io la vedo come faccio un'intro storica su come la musica viene, su come le persone usufruiscono della musica negli ultimi anni, tipo dal Walkman Beh, guarda dal che Walkman figata. passando dall'iPod, arrivando ad oggi a Spotify, Bellissimo. Io ho fatto e poi entrerei nello la specifico. mia, da che c'ho così. Oh Silvio, ho scritto la tesi proprio sul sviluppo della lingua associata al femminismo e confermo proprio ciò che hai detto. Con tema passione si percepisce come dall'esposizione. Grande Lilith, Grande. vedi? Beh, è un tema bellissimo, bellissimo, davvero. È anche molto difficile, però, eh. Cioè, io ho fatto solo un laboratorio, tu ci hai fatto la tesi. Complimenti. No, sono contenta che rilasso. Potrei fare, vedi, un podcast in cui inizio a parlare, a divagare. E dove Che poi il tuo concilia il compagno sonno. dorme. No, interessante invece. È che adesso sono veramente. Ho un po' di mal di testa. Sì, adesso stacchiamo. Mi fa male un po' la testa Anche qua. Sono due a me giorni. fa male un po' gli occhi adesso, Domani dopo mattina tutte svegliare queste ore. presto. Non lo so. Beh, giovedì. Esatto, io non ci Bene, sono. ragazzi, poi magari un giorno facciamo una seduta, una Bene, live Ander. di tesi. Io Bene, sto montando bene quel la computer. tesi l'ho fatta su Xottica e Safio nella magistrale, la triennale l'ho fatto su utilizzo dei social media dei preadolescenti Disney Channel. Vedi, Sacro, anche tu hai fatto scienza della comunicazione, no? Se non sbaglio. Bello, Sì, bello, Ander, perché fai i deliri te, le sere prime. Le sere prima. ma poi sapete ragazzi chi me, perché poi periodo vai alla laurea, rientri in università, Ti viene vedi, ti gaso. adesso rileggo Ti la gaso. tesi, mi gaso Ma che e cosa? Ma ho cosa? pensato, beh mi piace perché ho fatto la triennale e il master e comunque non mi pento, cioè penso di aver fatto per me il percorso migliore. Però non so, mi è balenata un po' l'idea di iscrivermi a una magistrale così capire. Allora, sapete che io ho il pallino della criminologia, però effettivamente ho pensato, ma forse per quello che faccio, per quello che ho già studiato, per il lavoro che ho, che potrei magari avere in futuro cambiandolo, eccetera, cioè forse non avrebbe molto senso, non lo so, probabilmente avrebbe più senso magari fare una magistrale più moderna legata alla Non comunicazione. è. Quindi non so, vediamo, vediamo, mi do ancora un annetto, poi magari Vai, amore, quando... vai, lasciaci da Quando soli. siamo tranquilli con questione, non so, casa, cose, lavoro, un po' più sereni sto certi punti di vista, magari mi riscrivo. Va bene, ragazzi. Io ho altri 30 secondi, penso che non ce l'abbia di autonomia. Potrei Vai, va crollare. bene. Chiedo scusa a tutti. Andiamo. Ho un po' proprio mal di testa. Ci vediamo domani alle 17:30. Mi raccomando. Che guardiamo Sì, Alto ci Ostentation domani. riposiamo per bene così siamo belli carichi. Pomeriggio Twitch domani. Quindi buonanotte, grazie mille per questa serata. Ci vediamo domani, 17:30, pomeriggio Twitch. Un bacione, Grazie, siete stati grazie a qua anche tutti. Grazie stasera, raga. a chi si è Ma sono abbonato. riabbassate le sub. Sì, Oddio, va bene. domani mi